Nella serata del primo di dicembre è stata inaugurata la 41esima edizione del Presepe sotto la neve qui a Cirié. Un'opera importante creata da oltre 40 anni. Qui con noi abbiamo Giovanni Caudera, il presidente di questa, e l'anima di questo gruppo storico che crea questo presepe. Quali sono state le cose che vi ha spinto in tutti questi anni a fare il presepe? Innanzitutto io vorrei dare la definizione che per me è il presepe. Il presepe è una rappresentazione fantasiosa in cui ognuno è libero di esprimere e di farla come vuole, di una parte importante del Vangelo. Forse una delle parti più importanti, perché rappresenta la nascita di Gesù. Quindi io sono partito un po' da questa idea, cioè rappresentare in maniera fantasiosa, perché effettivamente il presepe che noi abbiamo costruito in questi 41 anni è fantasioso, perché in realtà Gesù non è nato in una località di montagna, né tantomeno in una località con la neve. Perché l'abbiamo fatto sotto la neve? E due motivi. Il primo, perché noi eravamo un gruppo 41 anni fa, con l'allora viceparroco Don Onorato Brun, che amavamo molto la montagna. Quindi andavamo sovente in montagna, avevamo dei campeggi estivi in montagna, per cui conoscevamo bene anche tutte le caratteristiche delle montagne, quindi di come erano costruite le baite, come erano costruite gli alpeggi, la vita che praticamente si faceva in queste borgate, in questi luoghi che ormai sono andati in disuso dalle nostre parti, purtroppo. Comunque, al di là di questo, abbiamo pensato di costruire questo presepe con queste caratteristiche. E poi l'abbiamo fatto sotto la neve perché? Perché se noi pensiamo, una volta, dico una volta, non più adesso, perché i tempi sono un po' cambiati, anche come temperature, come climi e come tutto il resto. Comunque una volta nevicava molto nel periodo invernale, soprattutto verso il 25 di dicembre. E così l'abbiamo costruito con queste caratteristiche, facendolo proprio sotto la neve. Il secondo motivo per cui abbiamo fatto questo presepe era il fatto che io ero molto, volevo molto, amavo molto il presepe, quindi a casa mia l'avevo costruito per tanti anni, quando ero ancora un ragazzino, quindi avevo il primo presepe che ho costruito a casa mia, avevo 6 anni, e poi di lì ho sempre continuato, e questa idea qui l'ho trasmessa anche a questo gruppo di ragazzi, e da lì abbiamo iniziato il nostro primo presepe che l'abbiamo fatto. In realtà l'abbiamo iniziato nel 74, quindi 4 anni prima, non in questo locale, perché questo era il vecchio teatro parrocchiale, e di qui abbiamo poi iniziato a costruire l'ultimo che voi vedete qui di fronte a voi. E i primi presepi erano fatti in stile orientale. E poi un anno, nel famoso anno 77-78, abbiamo deciso di cambiare e l'abbiamo costruito così. Naturalmente non era di queste dimensioni, non aveva queste caratteristiche, era molto più piccolo, e ogni anno l'abbiamo sempre cercato di ingrandire, cercato di abbellire, e siamo arrivati a quest'ultima edizione, che è quella che vedete voi qui di fronte. Come si è evoluto nel corso degli anni il presepio? Mi chiede questo presepe o il presepe in generale? Questo presepe. Beh, questo presepe si è evoluto notevolmente, perché inizialmente la superficie era molto più piccola, si fermava al palco del vecchio teatro parrocchiale della chiesa di San Giuseppe. Poi l'abbiamo ingrandito, l'abbiamo reso più profondo, abbiamo fatto delle nuove scenografie laterali che inizialmente non c'erano, e in ultimo, l'anno scorso, abbiamo costruito questa parte qui che voi vedete sulla vostra destra. Ed è l'ultima realizzazione, questa praticamente. Anche lì si è evoluto a livello di movimenti, perché inizialmente avevamo costruito pochi movimenti meccanici. Poi siamo riusciti negli anni anche a avere più esperienza, quindi anche come movimenti meccanici ci siamo migliorati notevolmente. Ho avuto anche l'appoggio in questo in notevoli collaboratori molto validi dal punto di vista sia di elettricità, quindi si è inserita anche l'elettronica, cosa che 40 anni fa logicamente non c'era. Si è inserito anche un computer, che praticamente è quello che regola l'andiriviene dei vari movimenti del giorno, della notte, della neve, eccetera. Quindi c'è un'evoluzione tecnica che ha seguito un po' la tecnica dei tempi, cioè 40 anni fa praticamente non si sapeva cos'era un telefonino, adesso ci sono i telefonini che riescono a connettersi in tutto il mondo, a fare tantissime cose, e noi paradossalmente abbiamo seguito un po' questa evoluzione. Quanto tempo vi porta via l'allestimento di questo presepe?
Dunque, questo presepe, in base alle cose che noi facciamo, a volte è un anno intero, a volte 6 mesi, a volte 3 mesi. Quest'anno è stato l'anno dei 3 mesi, perché l'anno scorso, per esempio, abbiamo realizzato una parte importante e ci ha occupato praticamente un anno intero. Quest'anno 3 mesi perché? Perché abbiamo semplicemente reso più bella la parte che voi potete constatare. Abbiamo creato una cascata, abbiamo creato una nuova camminata, abbiamo fatto un movimento meccanico nuovo, quindi questo ci ha richiesto solamente 3 mesi di lavoro. Medialmente diciamo che tra tutto sono 6 mesi all'anno. Nel corso di questi anni avete creato un connubio con la Filarmonica Devesina di Devesi, che apre tutti gli anni, apre questo concerto. Questa è stata una cosa molto bella, è iniziata nel 94 e questa è una collaborazione a cui noi teniamo molto, perché siamo, oltre che a essere legati per l'inaugurazione, che quindi la rende molto più solenne, c'è anche un'amicizia profonda con tutti i componenti del gruppo, in particolare col presidente, con i vari del direttivo, con i musici stessi, quindi è un'ottima collaborazione che abbiamo con la Devesina. Il tuo gruppo di quante persone è composto? Il mio gruppo è composto di 16 persone. Purtroppo siamo persone, dico purtroppo perché siamo persone già tutte di una certa età. L'anno scorso siamo riusciti a inserire un giovane che è il figlio di un nostro collaboratore molto valido, che è Sasso, il geometra Sasso Giorgio, e suo figlio ha voluto inserirsi nel nostro gruppo e noi siamo molto contenti di questo, perché finalmente abbiamo un giovane che sembra voglia continuare le nostre iniziative. Ecco. Nel corso della serata di inaugurazione hai ringraziato una persona che tutti gli anni ti crea le casettine. Sì, Roberto Fontana è molto bravo, è un amico caro che abbiamo di San Maurizio e ci realizza queste case in gesso e in scagliola. È una persona molto brava dal punto di vista anche umano, quindi lui ci regala praticamente tutte queste casette e noi possiamo così realizzare un cospicuo guadagno che poi naturalmente distribuiamo in beneficenza. A proposito di beneficenza, nell'edizione di quest'anno chi andranno i proventi di questo presepe? I proventi di questo presepe, come tutti gli anni, vanno principalmente alla Caritas e poi alle suore di Corso Francia di Torino. In chiusura, chi ti senti di ringraziare? Ma io innanzitutto mi sento di ringraziare il Signore. Questa è la prima persona, Gesù, a cui io sempre mi riferisco e a cui chiedo sempre aiuto. E vi posso dire che in tutti questi anni effettivamente io ho sentito il suo aiuto e l'ho visto questo anche nella realizzazione che abbiamo fatto. E poi naturalmente voglio ringraziare il nostro parroco attuale, Don Alessio, che ci ha permesso sempre di continuare ad avere questo presepe e a conservarlo e ad ingrandirlo, perché questi locali effettivamente sono suoi e quindi è un sacrificio per lui che magari potrebbe utilizzare per altri scopi. E poi naturalmente devo ringraziare tutto il mio gruppo, perché se queste cose vengono realizzate, se questa cosa riesco a mantenerla e a farla, è proprio merito loro. Merito loro non solo che mi danno una mano nel costruirla, ma merito loro che mi danno una mano anche nel gestirla e nel tenerla aperta e funzionante. Perché se calcolate, questo presepe resta aperto praticamente tutti i giorni, dal primo sabato di dicembre fino alla seconda domenica di gennaio. Quindi è un presepe che ha come orari il feriale dalle 16 alle 18.30, il festivo e il prefestivo dalle 15 alle 19.30, quindi sono orari abbastanza estesi e se non avessi la collaborazione loro sicuramente io non riuscirei a fare nulla. Nel corso di 40 anni tanti parroci si sono alternati alla guida di questa parrocchia. Qual è quello che gli è rimasto più impresso? Il parroco che mi è rimasto più impresso è il nostro priore, Don Genero Giuseppe, che è quello che ci ha permesso di iniziare quest'opera e che ci ha dato la possibilità di realizzarla. E in secondo luogo, non meno importante, è stato Don Onorato Brün, che praticamente è stato il nostro viceparroco, quello che ha creato il nostro gruppo e da cui io ho tratto tutti i vantaggi e tutti gli aiuti necessari per iniziare quest'opera.